Ben ritrovati! So che è passato del tempo dall'ultimo video, ma sono stato impegnato ad organizzare tante belle cose per la prossima primavera con lo staff Voli di Mare. Molte persone, sia in privato che in pubblico, mi hanno chiesto di trattare un particolare argomento. Se il motore dell'aereo avesse un malfunzionamento, che cosa accade? Ricordo però che tutti gli argomenti trattati in questi pochi minuti devono essere assolutamente approfonditi durante il corso di uno. In questo video vi spiegherò cosa accade tecnicamente se il motore si spegne o ha una avaria. Perché un aereo non precipita se si spegne il motore? Cosa deve fare il pilota in caso di avaria? Ricordiamo a tutti i piloti e gli aspiranti tali che un'operazione importantissima sono i controlli prevolo. Questi servono a limitare al minimo questo inconveniente. A chi non l'avesse già fatto, suggerisco di guardare il video controlli motore sul mio canale pubblicato qualche mese fa. I motori che utilizziamo oggi hanno raggiunto ormai un'ottima affidabilità. Tuttavia, tutto si può rompere. Può avere dei malfunzionamenti o magari il pilota stesso può fare un uso non corretto. Le cause principali di piantate motore sono carburante terminato, manutenzione non eseguita o addirittura sottovalutata, manutenzione eseguita in maniera non corretta, non rispettando in questo modo le prescrizioni del costruttore. Molti di voi diranno, a me non capiterà mai di rimanere senza carburante, oppure io sono un mago dei motori. Queste certezze sappiate che vi rendono pericolosi sia per voi che per gli altri. Essere umili e mettere in dubbio le proprie capacità a favore della sicurezza farà di voi dei buoni piloti e soprattutto vi permetterà di diventare dei vecchi piloti. Per ogni causa per cui il motore abbia un malfunzionamento si possono avere differenti effetti. Il motore, per esempio, può iniziare a borbottare e sembra che stia per spegnersi, oppure può spegnersi di colpo o trasmettere vibrazioni importanti. Per ora tralasciamo le modalità su come prevenire o risolvere preventivamente queste situazioni, perché sarebbe necessario approfondire con una lezione specifica. È importante comprendere che il nostro aereo è sempre lo stesso. L'unica e sola differenza è che il motore non è più funzionante in quel momento. A questo punto molti di voi si immaginano già i titoloni sui giornali, tipo aereo precipita, salvi per miracolo, eccetera, eccetera. Questo modo di interpretare la situazione è assolutamente scorretto, inesatto e non professionale. Come abbiamo detto poc'anzi, l'aereo è lo stesso di prima, con l'unica differenza che in questo momento il motore è spento. Basta ricordare che esistono degli aerei che volano senza motore e si chiamano alianti. Tutti o molti erroneamente pensano che il motore serva principalmente per permettere all'aereo di volare. Non è proprio così. La gestione del motore è semplicemente quella di dare gas per salire di quota e quella di levare gas per scendere di quota. Quindi possiamo dire che se siamo in volo, l'eventuale spegnimento del motore provoca unicamente una cosa. L'aereo sul quale siamo piloti o passeggeri effettuerà solamente una discesa. Il come e con quale rischio dipenderà soltanto dalle capacità del pilota di rispettare regole definite, principalmente quella di mantenere la velocità di massima efficienza, pianificare il volo in maniera sicura, prevedendo sempre di volare nel cono di sicurezza, condizione che permetterà all'aereo e ai suoi occupanti di raggiungere uno spazio adeguato per atterrare in emergenza ma nell'area più idonea. Ogni pilota deve essere stato addestrato durante il corso di volo alla gestione delle emergenze. Il mio suggerimento per tutti è quello di continuare sempre ad allenarsi anche dopo aver effettuato il corso di volo. L'imprevisto può sempre accadere, ma lo si deve saper affrontare con la stessa tempestività e sicurezza che si ha quando si guida la macchina e un'auto inchioda di fronte a noi in autostrada. Il guidatore attento, infatti, ha già previsto tutto lo spazio di frenata necessario e conosce il comportamento della propria auto sull'asfalto. Lo stesso accade e deve accadere in volo. Poi, se vogliamo aggiungere che per risolvere la situazione alla perfezione si ha sempre un po' bisogno del fattore C, non posso che condividere. Ma la fortuna, che deve comunque incidere al minimo possibile, va sempre aiutata con la preparazione e la pianificazione. Con questo breve video spero di aver risposto a chi mi chiede se volare è pericoloso e forse non inizia il corso perché non conosce bene l'argomento. E anche e soprattutto a chi teme di non saper affrontare alcune situazioni che nell'immaginario comune sembrano molto più pericolose di quanto in effetti non lo siano avendo l'addestramento opportuno. Quindi chiudo questo video dicendo
che con la scuola giusta e un buon istruttore non diventerai solo un ottimo pilota, ma crescerai anche le tue capacità personali di reazione all'imprevisto. Buon volo e al prossimo video su questo canale.